vento e i carichi confluivano sul punto di costruzione e scaricava una forza verticale. Questa verticale doveva cadere all'interno del terzo rocco di base, diciamo più semplicemente all'interno della colonna, non all'esterno. Quando la torre di Pisa cadrà all'esterno, giura con un progetto che poi vedremo dall'altra parte del ponte, che esprime tutta la sua genialità, arriva a far cadere questo punto di sospensione con un errore di 19 centimetri. Pensate, all'interno di una colonna che ha una base di 4 metri, un errore di 19 centimetri. Senza l'informatica. Senza i calcoli computeristici. Senza vedere oggi le tabelle. Esatto. Soltanto con l'esperienza e con l'intuizione bilanciato, diciamo, tirante con... E adesso lo vediamo. Anche le catenarie, infatti si parla di catenarie giuresche, sono tutte catenarie a sezione rettangolare che del 1998 sono state aggiunte queste due esterne. In realtà non ce n'era bisogno, lui progettò soltanto queste quattro interne. Se vi ci avvicinate e le vedete, le quattro interne, quelle di giù, non sono arrugginite, queste altre lo sono.